Ciao, benvenuti a questa prima parte del tutorial sul CLOF. Il CLOF, che è una proprietà fisica presente in Blender, molto interessante perché serve per molteplici utilizzi, ad esempio far rimbalzare degli oggetti o vestire dei character o simulare dei tessuti. Ha delle proprietà ed è bene conoscerle a fondo, quindi ho deciso di creare questi tutorial dove dalla A alla Z io vi spiegherò come utilizzarlo, passo dopo passo lo vedremo insieme. Le proprietà fisiche in Blender sono molteplici e sono tutte molto interessanti, quindi è bene conoscerle. Preparate carta e penna per prendere gli appunti perché subito dopo la sigla inizierà il mio tutorial. Se avete delle domande scrivetele nei commenti, io vi risponderò. Buona visione! Eccoci qua, apriamo un nuovo file di Blender. Io per questo tutorial sto usando la versione 3.5. Ho inserito due semplicissimi oggetti, una sfera e un plane, e vedremo insieme come funziona il cloth sulla sfera. Come si possono cambiare alcuni settaggi. Per questo tutorial non li vedremo tutti, ne vedremo solo alcuni perché è la prima parte. Essendo una cosa un po' lunga, ho deciso di suddividere questa spiegazione in più parti, quindi oggi non vedremo tutto. Vado ad applicare uno shade smooth alla sfera perché mi piace di più, gli diamo una certa rotondità. Per vedere le simulazioni fisiche in Blender bisogna andare a cliccare sul pannello delle Physics Properties a destra con quel simbolo e vediamo che ci sono alcune proprietà fisiche. Di queste ho già fatto dei tutorial che trovate sul mio canale YouTube, come ad esempio per le forze fisiche. Poi c'è il Collision, il Cloth che spiegherò oggi, Dynamic Paint, è molto bello, consiglio di seguire i prossimi tutorial che farò sul Dynamic Paint, Soft Body, Fluid, Rigid e Rigid Body Constraint. Alcuni sembrerà che funzioneranno allo stesso modo, ma sono molto diversi, hanno delle caratteristiche diverse che vanno studiate e approfondite. Se io premo play, che per quanto riguarda la mia barra spaziatrice impostata su play, cioè sulle animazioni, vedrò la barra azzurra spostarsi tra i keyframe nella timeline, ma non succederà nulla perché ancora non ho applicato nessuna proprietà fisica. Quindi vi faccio vedere che se non si applicano le proprietà fisiche non succede nulla in scena, ma se io vado ad applicare il cloth alla sfera dopo averla selezionata, ecco che premendo play la mia palla cadrà all'infinito verso il basso, cioè nel vuoto in direzione dell'asse Z. È come se subisse la gravità del nostro 3D World di Blender. Logicamente non è così nella realtà, ma è questa l'impressione che ci dà. Cadrà all'infinito fino a 250 frame perché è l'impostazione di default. Se io vado a cambiare ad esempio il keyframe finale, ad esempio a 1000, cadrà all'infinito verso il basso fino a 1000 keyframe e così via. Questa è la funzione principale di Cloth, cioè di far cadere gli oggetti. Adesso può sembrarvi un po' strano, ha una sua funzione particolare. Potrebbe servire per far rimbalzare la sfera sul plane oppure per far aderire o cadere quasi in modo reale un vestito su un character, pensate ad esempio una giacca, una gonna o un paio di pantaloni. Ovviamente per questo tipo di scena il cloth non è sufficiente, non basta, dovremo applicare il collision al plane in modo tale che la palla andrà a rimbalzare sulla superficie. Applicando il collision si dirà a Blender: guarda che la sfera non deve cadere nel vuoto, ma deve andare a sbattere contro quel determinato oggetto in una determinata maniera. Mi raccomando, non utilizzate il cloth da solo. Se volete utilizzarlo, ad esempio, per far aderire una giacca al vostro modello, il vostro modello dovrà aver attivato la funzione di collision. Quindi adesso vediamo nell'esempio come funziona. Ecco, in questo caso abbiamo visto che la sfera cade nel vuoto. Quindi facciamo finta che questo ripiano sia un tavolo, una superficie rigida,
sulla quale la palla dovrà rimbalzare. Quindi vado a selezionarla nel 3D World di Blender e vado ad applicare le proprietà fisiche a destra. Selezionatelo e cliccate su Collision. Cioè è chiaro, si capisce anche dal simbolo del collision, cioè due oggetti che vanno a sbattere l'uno contro l'altro. E lo attivo per il plane. Una volta che ho attivato collision, vedete che ci sono altri setting, ma questi li vedremo in un altro momento per un altro tutorial. Premendo play, adesso possiamo vedere che la palla non cade più nel vuoto, ma va a sbattere e ad appiattirsi, perché ci sono impostati determinati setting sul nostro plane. Quindi, avendo attivato il collision al nostro plane, i due oggetti andranno a praticamente sbattere l'uno contro l'altro. Il plane è fermo, agirà solo, il cloth agisce solo sulla sfera, quindi la sfera cade e va ad appiattirsi. Infatti vedete che ci sono una serie di parametri sulla destra e non sono parametri inseriti a caso. Blender fa tutta una serie di calcoli preimpostati. Per prima cosa voglio farvi vedere cosa succede se io clicco sul simbolo che sto indicando adesso con il mouse, i tre puntini con le linee. Cloth presets. Cosa succede se io clicco? Vediamo insieme. Cotton, denim, leather, rubber, silk. Già dal nome, sono in inglese, possiamo capire che si tratta di tipi di tessuto. Perché Blender ci dà la possibilità di scegliere questi tipi di tessuto? Perché in base a quello che sceglieremo, la nostra sfera o il nostro oggetto, il nostro tessuto, si comporterà in maniera diversa. Perché Blender ha impostato degli algoritmi differenti per ogni tipo di tessuto. Questo è interessante per quanto riguarda la vestizione, ad esempio, del character design, che ci dà la possibilità, per me è davvero molto bella, di scegliere anche il tipo di tessuto. Come dicevo, per ogni tipo di tessuto ci sono degli algoritmi preimpostati. Man mano che andate a cambiare il tessuto, ad esempio se io scelgo cotone avrò dei setting, se io scelgo leather ne avrò degli altri e così via. Fate delle prove e verificate. Vi sto facendo vedere adesso, ho scelto il denim e mi cambiano i valori, quindi se io scelgo leather avrò degli altri valori, avranno una tensione diversa, avrà un modo di comportarsi diverso, avrò un modo di appiattirsi, di cadere sul modello e così via. In questo caso io sceglierò il cotone, quindi imposto il cotone per la mia sfera. Ora faccio partire l'animazione e vi faccio vedere cosa succede alla mia sfera avendo scelto cotone come materiale. Possiamo vedere che si comporta in maniera diversa rispetto a prima, è leggermente afflosciata sulla parte superiore, ha una sua tensione ovviamente non del tutto corretta. Se volete fare questo tipo di esperimento con oggetti che rimbalzano, io consiglio di utilizzare altri materiali come ad esempio gomma o pelle, quindi leather o rubber. Avevo già fatto dei tutorial sul mio canale YouTube riguardo alle palle che rimbalzano e consiglio di andare a vederle, quindi utilizzate magari leather o rubber, sicuramente sono migliori. In questo caso lascerò il cotone perché voglio farvi vedere come funzionano gli altri parametri. Vediamo passo per passo questi setting. Quindi Quality Steps è il primo setting che noi incontriamo in cloth e ha una sua particolarità. Cosa vuol dire? Se io clicco sopra mi esce la scritta in inglese: Quality of Simulation in Steps per Frame, Higher is Better Quality but Slower. Tradotto cosa vuol dire? Che più questo valore è alto, più la qualità e la simulazione del mio tessuto saranno migliori in scena, ma sarà anche più lenta la simulazione, nel senso che rallenta Blender. Difficilmente vado a ritoccare questo parametro, di solito lo lascio su 5 perché mi va più che bene per la mia simulazione. Poi dipende da quello che state cercando voi, fate degli esperimenti. Ho inserito 25, si può vedere che cambia un po' la simulazione, cambia anche il modo di agire il tessuto, sicuramente va anche cambiata magari la sfera, va data un subdivision e così via, ma sono cose che vedremo dopo. Quello che consiglio appunto di non toccare più di tanto questo dato per non rallentare Blender, lasciatelo su 5 che secondo me per la mia scena va più che bene così. Il secondo setting è Speed Multiplier, cioè quello della velocità, il moltiplicatore di velocità. Cloth speed is multiplied by this value. Cosa vuol dire? Che la velocità del tessuto, in questo caso, è moltiplicata per questo valore, quindi 1. È una velocità preimpostata in Blender
che difficilmente io vado a ritoccare, a meno che non voglia un'animazione più veloce o ho dei parametri particolari da inserire. Ma ricordate sempre che più andate ad aumentare i valori, più Blender anche rallenta, quindi non consiglio mai di toccarlo, ma vi farò vedere cosa succede andando a modificare questo parametro. Abbiamo visto l'animazione di prima impostata su 1 e abbiamo visto come si deforma il tessuto. Ma cosa succede se io vado a modificarlo? Ecco, questa è l'animazione impostata su 1. Facciamo una prova ad inserire magari il 3 e vediamo già come si appiattisce in maniera diversa rispetto a prima sul nostro plane. È schiacciato e deformato e anche brutto da vedere, come se avesse una pressa dall'alto che va a schiacciarlo e lo deforma in un modo che non mi piace. Ora provo con 2 e anche qui non mi piace più di tanto, vedo che si deforma in maniera poco corretta. Per me è importante lasciarlo su 1 in questo caso. Vertex mass, che cos'è? The mass of each vertex on the cloth material. In poche parole, la massa di ciascun vertice sul materiale del tessuto. Detto brutalmente, in parole povere, il peso del nostro oggetto che all'inizio Blender calcola di default in base al materiale che abbiamo impostato all'inizio, in questo caso 0,3 kg. Di solito sono dati che io non vado a ritoccare a meno che non abbia un peso specifico da inserire. È molto leggera, in questo caso 0,3 kg. Vediamo cosa succede se io imposto 2 kg, quindi un peso notevole, pesante, e vediamo che si accartoccia su se stesso. Di sicuro 2 kg non è un peso reale per una palla di cotone. Quello che consiglio io è di andare sempre a cercare delle reference in internet per avere dei pesi reali dei nostri oggetti. Se li avete anche in casa, pesateli, è molto utile avere questo tipo di dato, altrimenti cercate di non andare a ritoccare questo valore perché può stravolgere la vostra simulazione. Quindi Vertex Mass, in poche parole, è il peso assegnato al nostro oggetto da Blender. La prossima è l'air viscosity, abbastanza facile da intuire cosa può voler dire la traduzione viscosità dell'aria. È una cosa che ci hanno insegnato a scuola nelle lezioni di fisica. E cosa vuol dire? Che l'aria normalmente ha un suo spessore, anche se noi la vediamo trasparente, possiamo immaginare che ha un suo spessore e rallenta gli oggetti in caduta libera. Un esempio che io vi posso fare, molto utile per capire, è quello del paracadutista che quando si lancia dall'aereo all'inizio è in caduta libera, ma poi sembra che si fermi a mezz'aria, perché l'aria sotto fa da forza contrastante e va a rallentare la caduta del nostro paracadutista. La stessa cosa può essere calcolata in Blender ed è molto interessante. Blender calcola, secondo alcuni algoritmi base che sono stati inseriti, come può l'aria rallentare il nostro oggetto in caduta per rendere la nostra animazione più verosimile possibile. È un dato anche questo che io difficilmente vado a ritoccare e vi consiglio di lasciarlo impostato così com'è. Però fate degli esperimenti se volete. Io per curiosità sono andata a vedere il dato in internet della vischiosità dell'aria perché ha una sua formula. Io ve la dico, se avete voglia di andare a vederla, di andare a studiarla, però è una cosa abbastanza complicata e insomma non tutti sono fisici, io nemmeno, quindi ve lo scrivo qui a video giusto per curiosità. Però anche la vischiosità dell'aria ha una sua formula ed è questa che viene anche calcolata in Blender. Quindi l'air viscosity è questo. Siamo arrivati all'ultima parte, quella più complicata, quella più tecnica, e cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile. Bending model. Bending model, Blender ci offre due possibilità, angolare o lineare. Ma cosa vuol dire? Cerco di fare una traduzione. Modello fisico per la simulazione delle forze di flessione. Cioè Blender cercherà di simulare attraverso dei calcoli preimpostati come deve flettersi, come deve muoversi il tessuto in scena, come deve modificarsi, come deve piegarsi, andando a simulare delle, come dire, delle molle tra un vertice e l'altro, molle di piegatura.
Questa è la spiegazione più semplice che io posso darvi, ma dopo vi farò vedere anche un disegno che potete trovarlo sul Blender Manual che ci aiuterà a capire meglio cosa significano queste molle che Blender va a simulare. In poche parole, potremmo immaginare di avere un plane che va a modificarsi su una sfera. Noi abbiamo la sfera, però se prendiamo il plane, ad esempio, che ha solo quattro vertici, risulterà troppo rigido, per questo è necessario in questo tipo di simulazione dare anche un subdivision. Più subdivision noi diamo, più vertici e poligoni creiamo, più Blender sarà in grado di simulare queste, tra virgolette, molle di piegatura, più il tessuto avrà una piega naturale, più si modificherà, più risulterà morbido e via dicendo. Questa è la spiegazione più semplice che io ho trovato per spiegarvi il Blending Mode, che appunto Blender ce lo dà in due modalità, angolare e lineare, che hanno delle funzioni diverse. Se noi andiamo a modificare questi parametri, vedremo che il nostro tessuto in scena si modificherà in modo differente. Angolare avrà una deformazione più naturale, a curvatura che è quella che mi piace un po' di più, e in genere io vado a ritoccare questo dato, oppure lineare. Lineare è un qualcosa di più di piatto, quindi la simulazione risulterà più piatta ai nostri occhi e sarà differente rispetto a una simulazione angolare. Adesso vediamo come si deforma la sfera con un bending model angolare. Proviamo con il lineare a vedere come viene. Vedete che si appiattisce in modo non naturale, brutto da vedere, proprio perché non ha un certo tipo di angolatura calcolata da algoritmi in Blender. Quindi anche in questo caso consiglio di non andarlo a ritoccare, a meno che non dobbiate fare delle cose particolari per cui necessita un blending model lineare. Questo è il disegno che vi dicevo prima, le molle di piegatura che Blender va a calcolare. Nell'illustrazione che trovate sul Blender Manual potete vedere che ci sono delle diverse colorazioni. Ci sono le colorazioni azzurre, che sono molle di tensione, poi ci sono le molle di compressione, quelle rosse, molle di taglio, perché Blender andrà a calcolare dei tagli tra un vertice e l'altro e sono evidenziate in color ciano. Poi ci sono le molle di piegatura, che possono essere angolari o lineari, che sono quelle verdi. Per questo è necessario avere una certa suddivisione del nostro modello, perché Blender farà tutti questi calcoli per poter piegare, modificare il nostro modello nel miglior modo possibile. In ultimo, un esempio per farvi vedere come funzionano le molle di piegatura: ho invertito i ruoli della sfera e del plane. In questo caso sarà il plane che avrà il cutoff e la sfera che avrà il collision. Per farvelo capire, io dopo andrò a farvi vedere come è stato suddiviso. Adesso farò partire l'animazione e vedete come si può piegare, come si può modificare sulla sfera. Questo perché? Perché è stato suddiviso parecchie volte. Se entro in Edit Mode posso vedere che ha un certo numero di vertici, un certo numero di poligoni, proprio per permettere a Blender di calcolare più molle di piegatura possibili. Se avesse solo avuto quattro vertici sarebbe risultato rigido come un pezzo di vetro e un pezzo di legno, per esempio. Io vi ringrazio per aver visto questa prima parte del video. Non perdete i prossimi tutorial. Se siete nuovi e non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere le notifiche che vi avviseranno alla pubblicazione dei prossimi video. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo di CLOF parte 2.